In questo video vedremo come andare a graficizzare le gambe di una strategia e la strategia stessa. Come facciamo? Attraverso il grafico a finestre. Quindi, vediamo di fare un confronto. Prima tra le due gambe, selezioniamo la prima gamba, CL dicembre, e tenendo premuto il tasto CTRL della tastiera andiamo a selezionare anche la seconda. Successivamente facciamo clic con il tasto destro del mouse, andiamo a prendere la voce grafici e successivamente andiamo a prendere la voce nuovo grafico. Una volta che vi compare all'interno della piattaforma questa schermata, andiamo a prendere la voce finestre interne e successivamente possiamo premere ok. Ecco qua. Questo è il grafico delle due gambe dello spread da noi desiderato. Solitamente, per visualizzarlo in modo corretto, invece che prendere come periodo temporale 6 mesi candele giornaliere, lo prendiamo sempre a 6 mesi, in questo caso per me va benissimo, ma non più candele giornaliere ma linea. Come facciamo a cambiare questa caratteristica? In questo modo. Selezioniamo la prima schermata sulla sinistra, andiamo alla voce 6 mesi candele giornaliere, e nella parte rosa andiamo a prendere ancora 6 mesi, ma questa volta linea. Ecco qua, così è molto più chiaro. La stessa cosa ovviamente la andremo a fare per la seconda schermata, quindi selezioniamo, andiamo sempre alla voce 6 mesi candele giornaliere, andiamo a prendere ancora una volta nella parte rosa 6 mesi linea. Ed ecco qua che le due gambe sono composte con una stessa graficizzazione e quindi possono essere messe a confronto. La stessa cosa ovviamente la potete fare direttamente sulla strategia, quindi se adesso andiamo a prendere direttamente la strategia in spread che abbiamo creato, andiamo sulla voce grafico e come potete vedere in questo caso già è stata delineata come 6 mesi linea. Quindi il modo migliore per andare a visualizzare sia le due gambe oppure la strategia stessa è utilizzare la linea e non le candele per fare tutte le vostre analisi del caso. Se avete delle domande scrivetele pure qui sotto oppure direttamente all'interno del nostro forum, e una volta a settimana tra l'altro facciamo un evento di domande e risposte sulla piattaforma di Interactive Brokers. Per iscriversi visitate pure il calendario eventi presente sul nostro sito web. Se non riuscite a partecipare non vi preoccupate, mandateci pure un'email e saremo lieti di fornirvi la registrazione completa. Appuntamento al prossimo video.